Bentornati su Monkey Island 2, Le Chuck's Revenge. Io stavo riguardando l'altra volta il video e ho notato che ho fatto una cavolata, perché io ho dato per scontato che dovevo nascondermi qua con Mr. Lagrande, ma non è detto, magari semplicemente io ho provato da dietro la porta l'altra volta a usare la bambola voodoo, però magari devo entrare e usarla in tempo prima che lui dica qualcosa. Quindi la bambolina è qua, dobbiamo essere abbastanza svelti e questo sarà un problema, da usarla prima che lui ci mandi fuori di casa, di camera. Vediamo. Stop bothering me. Ce l'ho fatta. Take that, you stumpy little dim-witted toad. Fai quante volte? Sembra di essere in fasmofobia. I'm Guybrush Threepwood. Diglielo. No. I'm gonna tear you limb from limb. Però. How are you doing that? Se io ti stabbo. Grand, you are a no good vicious two-bit thug. I command you to give me back my money and leave this island. Continua, giusto, ridacci i soldi. Spent all your money. No. I command you to leave this island. Vabbè, sta contenta Guybrush. L'hai visto? Va. Ok, perfetto. That'll teach you to mess with the slayer of the ghost pirate LeChuck. What's that? You killed LeChuck? Ha detto una cosa. Fact, I did. Quite an interesting story, actually. Hai detto qualcosa che non dovevi dire. Tell us said she did in LeChuck. She did she? Ah, ma dai. Does she have one of these? Is that? È la barba. Yes, LeChuck's beard. Still alive and wriggling. Let me see. Ma perché te la porti dietro? E dove ce l'avevi soprattutto? Ma perché te la sei messa lì? It is alive. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring it back to life. No, Guybrush, perché sei sempre il problema principale di tutte le isole che visiti? Non ci credo. Oops. Tutti i casini li combina lui e poi li deve mettere a posto. Sei veramente un deficiente. Non ci credo. It's true, Guybrush. Però potevi dirmelo. Any animated tissue, they can reanimate his whole body. Potevi dirmelo. His body into a zillion gooey pieces. Ma perché ti Not sei tenuto body, la barba? Guybrush. Ma che cazzo te ne fai? His body was safely buried far away. Okay. But by now it must be rotten, partially decomposed. Pazienza. Yes. Prima era un fantasma. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. No. He's going to be looking for me. Yes. Certo. He's going to try to kill me. Yes. Undoubtedly. Sì. Cosa posso fare? You're already doing all that you can. What's that? Hunting for Big Whoop. Sì? Oh, yeah, I was doing that, wasn't I? Me ne ero dimenticato, isn't però. Just a treasure. It contains the secret to another world. Find that world and you'll be able to escape LeChuck forever. But I know so little about Big Whoop. Take this book. C'avevi un libro, Big ma non potevi darmelo prima. Unclaimed bonanza or myth? And where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your name. Fat City, l'ho visto sulla Thanks. I used sulla mappa di tutte le isole. So be sure and return it when you're through reading. The overdue fines certo. In Fat City are pretty steep. Thanks. Ok. Dobbiamo restituire il libro alla biblioteca, altrimenti ci fanno la multa. Allora, dunque, cosa volevo fare? Questo posso ancora prenderlo? No, thanks. I don't need it. No, After adesso... all, it's only a display model. Vabbè. Fatemi pensare. Torniamo... Adesso dovremmo poter andare via col Capitano Dredd, no? Perché l'embargo di Largo non c'è più. Largo c'ha cose migliori da fare grazie a noi. Non ci avevo pensato l'altra volta con la bambolina, perché mi dimentico sempre che alcune delle cose che questo gioco permette di fare non devono essere fatte per forza nella tranquillità. Magari devi farle anche con una certa ansia, che è sempre una delle cose che evito, soprattutto in giochi come questi. Cioè, fammi fare le mie cose tranquilla, non è che devo per forza... Era qua, non mi ricordo più. Sì, penso di sì, perché qua c'erano i due cretini
qua è Wootik e quindi sarà qua. Dovremmo poter andare via, però adesso non lo so se possiamo, perché questa cosa nuova che grazie a noi LeChuck verrà portata in vita, penso che abbia creato un po' di scompiglio in giro, o no? Vediamo cosa dice il capitano. Capitano, possiamo andare? So I see. What can I do for you this time on? Devo... I need a charter ship. Esatto. You're in luck, my friend. Rumor has it that Lagos sì, then run off the due island. Secondi fa, so fra l'altro. I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of it. Ce ne ho molti Actually, di più. I do have that much. Well, man, consider me ship chartered. Great. Però Where's comunque grazie per quello che hai detto. Non è che sembra un poveraccio, dai. Ah, la parte 2 è iniziata. L'embargo di largo completato. Ho sbloccato un achievement. Oh, mamma mia. Ah, adesso sono 4 pezzi di mappa che dobbiamo trovare. Hidden by an endless storm lies LeChuck's fortress. Ma dai, c'ha anche una fortezza, LeChuck. Ma dai. So... When are we gonna resurrect the old bloated fool? Oops. Eccolo qua. I'll ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. Threepwood. It's Threepwood. Lui se lo and ricorda. I found him on Scab Island. Very good. No one gets the upper hand on LeChuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Never, your voodoo lordship. Voodoo lordship. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. With pleasure. Ti conosco. Chi sei? I'm off to find Bigwup. Ok. Grazie per avermelo detto. Cosa c'è qua di bello? Vediamo. Questo cos'è? Cibo per pappagalli. Possiamo aprirlo? Boh, aprilo. It's empty. Ma come? Allora prendilo. Beh, adesso lo prendi, ma... It has a picture of a parrot on the front. E chi se ne frega? Vabbè. It has a picture of a parrot on the capito. Front. Ma questo cosa... Ah, questo è il libro... Big Whoop. Vediamo. Unclaimed Bonanza or Myth. This is fascinating. It says here there were 4 pirates. Okay. Rapscallion, the cook. Mm-hmm. Young Lindy, the cabin boy. Mr. Rogers, the first mate. And Captain... Good heavens! Good heavens? Captain Marley! Marley! What if there's any relation? They bury their treasure along with plenty of... Uh-oh. Booby traps on a place believed to be mannaggia. Called Inky Island. Sono le trappole. They made a map which they divided into 4 pieces, each man taking one. Okay. Rapscallion ha senso? Later opened the Steam and Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the gangrene and honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leaving at the time. Ok, quindi qua ci ho detto che ci sono 4 pezzi di mappa che ognuno di questi pirati ha nascosto e quindi dovremo trovarle, immagino. Allora, qua abbiamo preso tutto, andiamo. Welcome to the Jolly Rasta. Where do you want to go? Quali sono le mie scelte? I only know how to get to Tree Islands, man. Ok. What are they? There's where we just came from, Scab Island. Okay. The only island where pirates are free to be pirates. Then ma non me le devi descrivere. The festive French Mardi Gras party all the time island. It's run by one of the most respected and loved governors around. Ah, sì? Governor Elaine Marley. Ma Elaine? And last, e perché ce la siamo persa Elaine nel frattempo? A fascist dictatorship run by an overbloated pig named Governor Fat. Voglio andare qua. Here, take this easy to read reference map, courtesy of Dread Tours. You can Thank use you. It to show me where you want to go. Immaginavo, sì. No, allora andiamo prima qua. Poi andremo anche a vedere come mai ci siamo persi Elaine nel frattempo, perché noi stiamo raccontando questa storia a Elaine, se ricordo bene, e quindi ad un certo punto nel passato ce la siamo persa.
Ma perché? Cioè, ma che capitano sei? Ma che strada hai fatto? Ma dove vai, cretino? Ma ti pare? Oh, mamma mia, non arriveremo mai più. Va se non è un deficiente, va. Meno male, ad un certo punto pensavo girasse di nuovo. Ok, allora ci siamo se si muove. E quindi dovremmo poter andare in giro liberamente. No! Excuse me, sir. No! Yes? Aren't you Guybrush? Non ho i baffi, però. Chi lo vuole sapere? Chi lo vuole sapere? I'm with the local constabulary, sir. You'd okay. Better come with me. Governor Fett would like a word with you. Possiamo farlo un'altra volta? Could we do this another time? Oh, mamma. Coming. Ok. Ok. Coming. Oddio. Vabbè, c'hanno un attimo. Well, ok, ho capito Mr. perché si chiama Fat Island. Excuse me. Ah, va bene. Well, pensavo fosse un altro motivo. E invece il gioco di parole, ok, va bene. Oh, questa. Like the story of the time I blew LeChuck's top? Non ti credo. Funny you should mention LeChuck, as he allora lo sa. E non gliene frega niente. You wanted to thank me for getting rid of him, huh? Well, non credo. No thanks are necessary. You see, I... Perhaps you didn't kill him quite so thoroughly as you imagined. Mi sa. He looked perfectly healthy the last time I saw him. Last time you saw him? Oh no, LeChuck's back. Ma non l'avevi ancora capito. Did you say something? Siamo dei deficienti, governatore, abbia pazienza. Questa. Just tell me where I can find him. I rather think he'll find you, Mr. Threepwood. Non ci sbagliano più il nome, però. He's put a sizable bounty on your head. Infatti, ho notato. A bounty I intend to collect. Ecco perché ci hanno portato qui. Non capisce mai niente. Guybrush, e poi quando capisce ha dei momenti così di illuminazione. No, non diciamogli questo perché non mi piace. Whatever bounty LeChuck's offering, I'll double it. Very amusing, Mr. Threepwood. Take him away. Yes, sir, Governor Fett. E quindi adesso ci manderanno tipo in galera oppure ci rispediranno. I'll be back. Come on. Don't try to escape or anything. Lo sapevo. Walt will chew you to bits. Ma porca okay, miseria. Well, I'll be back to relieve you at 11. Ciao, Walt. Oh, questo è Walt. Posso parlargli? Parlo. Hello, little doggy. Non, lui è ligio al suo dovere. Guarda che bravo che è. Gorilla envelope. Manila envelope, ok. Allora, controlliamo perché sicuramente dovremmo uscire di qui. Nice. Ma nice cosa? Vabbè, allora, analizziamo questo poveraccio. Horribly wrong. E... Hey, who's your tailor? Vabbè, non volevo cliccare su quello. Ma cosa vuol dire? Ma sei scemo? I can't reach it. Però lo devi prendere. Allora, vediamo se abbiamo qualcosa. Non abbiamo niente. Ci hanno lasciato i pezzi da otto. Ci hanno portato via tutto tranne i soldi. Vabbè. Push. Vediamo se sposta qualcosa. No. Analizzalo. I hope I don't have to sleep here. Mi sa di sì se non ti muovi, cretino. Ah, vedi. T'è visto. Adesso con questo possiamo prendere lì. Dai, vai qua. Watch me flip it right into my pocket.
They don't call me the Bone Master for nothing. Ma muoviti invece di fare l'imbecille. Adesso questo qua lo diamo al cagnolino, perché lui ci dà le chiavi in cambio. Allora, sì, ho capito, che me ne frega te. Here, doggy doggy. Here, boy. Oh, dammi le chiavi. Bravissimo. Allora, that doesn't seem to work. Ho capito, aspetta un attimo. Nice cosa. Dobbiamo usare la chiave qui. Oh, t'hai visto? Allora, adesso prendiamo questa, perché l'unica cosa che c'è è questa. Adesso le guardiamo, però altro non vedo. Qui non si può guardare nulla. Il prigioniero morto non credo che ci interessi. Il materasso nemmeno. Devi mica prendere il materasso, vabbè, per scrupolo. Si sa mai, questo si porta dietro. It's already pulled back. Ho capito, pensavo lo volessi prendere, no? Non fare il saputello. Allora, questo lo possiamo There's aprire. A banana in here and an organ. Ah, per quello è la busta del gorilla? Ma che cosa vuol dire? What a big organ. This reminds me of a story about a farm girl and... No, never mind. Ma sei scemo, ma sei veramente scemo. Mr. Guybrush Threepwood, arrested for infractions too numerous to list. Ok, aprila. Hey, tickles. Ma che cosa? Ah, c'è tutta la roba tua. Ti capì, giustamente. E questa cosa? Ah, vabbè, ok, magari c'era scritto qualcosa. Allora siamo ritornati in possesso anche della bambola di... Ah no, questa adesso è soltanto una bambola voodoo, perché non ha più le cose di La Grande sopra, no? Va bene, basta, direi che possiamo andare. Adesso credo che non ci capiterà più di essere fermati. No thanks, I've got enough trouble in this town. Vabbè, ti ho chiesto di prendere un poster, non era una tragedia. Allora, andiamo giù di qua perché ho visto la libreria. E volevo andare alla libreria. Questa è la libreria? Sì, 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 è questa. Allora, andiamo qui e andiamo dalla signora. Signora, sto cercando un libro, non è vero? Sì, forse sì. Shh! This is a library! Whisper! Now, what is it? C'è un modellino di un faro? Dov'è? Why do you have a model lighthouse here? Ma dov'è? There's a new lighthouse being built in town. Ah, that sì? is a scale model of what it will look like. Ah, è qua, non l'avevo visto. Does it work? It wouldn't be much of a lighthouse if it didn't, now would it? Actually, I meant the model. Oh. Yes, normally the model works too. Normally. The bulb is burned out right now, but there's a scaled down lens inside. Ah, okay. 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 I'm looking for a book. Do you have a library card? No. No. Nope. Well, would you like one? Sì. Yes. What do I have to do? I'll need some personal information. Name? Guybrush. Guybrush Threepwood. Address? And 221B Baker Street. 221B Baker Street. And Sherlock Holmes. Age. 21. Occupation. Freelance. Vices. Molti, sì. questo mi piace. Murder, arson, thievery, that sort of thing. I see. Okay. All right. Your library card will be mailed to the address you gave me. No. In the meantime, take this temporary card. You may check books out of the library, but only four at a time. Ah, that's okay. About as many titles as I can remember anyhow. What ah, book okay. are you looking for? Secondo me nemmeno tre te ne ricordi. I don't know. What have you got? You expect me to name every book in the library? Use the card catalog like a normal E allora perché mi fai domande, signora? Adesso, con tutto l'affetto. Adesso guardiamo anche le card, il card catalog. Però volevo andare prima qua. Aprilo. There's a model lighthouse lens inside. Shh,
veramente, Guybrush, già stai rubando roba, almeno stai zitto, chiudilo. Oh, it's stuck. Ma per... This is a library. Sei un cretino. Sei veramente un cretino. Adesso questa qua, a che cacchio serve? Ooh, everything looks all blurry. Please be quiet. Ah, è una lente che, boh, la darò a qualcuno per vederci meglio. Vediamo. Allora, andiamo a consultare qua. Ah. Ah, quanti sono? Questo? Archaeology. X never marks the spot. Ok, ma non so neanche cosa devo cercare. Biografia. Questionable memoirs of Guybrush Threepwood, fantastico. Oddio, ma non so nemmeno cosa devo cercare. Ma c'è qualcosa... I'll have to remember that. But that's art, philosophy, idealism or surrealism. No, non so proprio cosa devo cercare. Probabilmente c'è qualcosa che devo cercare. Devo... Boh, proviamo uno differente. Magari mi viene in mente qualcosa. Disaster series, cross-reference, referential obscurantism, cooking, noteworthy pirate foods. No, non ne ho proprio idea. Secondo me devo avere una linea guida, no? Per capire che cosa... I've had it with this card catalog. È quello che devo cercare. Boh. Non so cos'altro devo fare qui. There are so many books here. I'll never be able to find anything. There are so many books here. I'll never be able to find anything. This is a library. Looks like a normal ladder to me. Please be quiet. Ma è che questo parla sempre. Io glielo dico di star zitto, ma parla. Non so cosa farci, signora, mi dispiace. Questo catalogo serve a qualcosa, ma io... Vabbè, proviamo a prendere tre libri a caso. Che devo fare, te? Cerchiamo... Devo ricordarmi? I'll have to remember that. Ok. Aspetta. I think I'll try a different drawer. Ok. Poi mi ha detto che erano a white picket fence sociologica. Proviamo. A white picket fence. I'll have to remember that. Non mi ricordo già più il primo. Non mi ricordo il primo. Oh mamma. Not quite really pudding. Dovrò scrivermeli. Dovrò scrivermeli. E 4, giusto, mi ha detto. Careful with those cannonballs. I'll have to remember that. Ok, adesso... I've had it with this card catalog. Ok, adesso andiamo da lei e ci deve dare sti libri, immagino. Pardon me, miss. What do you want this time? I'm looking for a book. What book are you looking for? I'd questo? Like careful with those cannonballs. Okay, here you go. Anything else? Not I quite need really... not quite really pudding. Questo me lo ricordavo. Okay, here you go. Anything else? Ah, ho sbloccato qualcosa. I'd like the new tax laws. Okay. Ah. Wow. Okay, here you go. That's your limit. You'll have to give some books back before you can check out any more. E quindi? Careful with those cannonballs. E basta, mi Not dice solo really il titolo. Pudding. E questo? The new tax laws. It's a bit dry and I don't understand the ending. Eh sì.
Guy Rush Threepwood, 221B Baker Street, age 21, freelance. What a big organ. Sì, ho capito. Sì, c'hai ragione, adesso me ne vado. No, non... non credo di aver... Bah, non so cosa devo fare coi libri. Vabbè, ci penserò, perché sinceramente non ho proprio idea. Qua cosa c'è? Ok. Posso aprire? I'll knock. What do you want, kid? Boo? Who are you and what are you doing back there? I'm Bruno. Bruno. And that's none of your business. Get lost. Però ha detto il nome, carino. Cioè, almeno ti ha detto il suo nome. Nice. Ma nice che... Ma... You again? Have you ever heard the legend of Mighty Guybrush? This is a... qua. Have you ever heard the legend of the Mighty Guybrush? Well, don't you want to hear it again? Aspetta, l'ultima volta. Giusto. Ah, non me lo... Ah, sì. Fai fare. What is it this time? Ok, qui dobbiamo fare Open qualcosa. Up. This is a raid. Get lost. Ok, niente. Anche qua dovremo fare sicuramente qualcosa. Che ancora non sappiamo, ovviamente. Ma dobbiamo uscire di qua. Ah, ok. Worf. Ah, il molo è questo. Andiamo... Oh, non l'avevo visto. Andiamo da lui. Nice. Pescatore. Ma no, parlagli. Parliamo col pescatore. Are you kidding? I reached my limit hours ago. E dove sono i pesci? No, dai. I'm Guybrush Threepwood, a mighty fisherman. Ma perché? Oh, you are you? the best I'm the fisherman. Best fisherman in these isles. Certo. Oh, I beg to differ with you. I'm the best fisherman in these isles. Non so perché è così confrontational, però you? Proviamo. Why you couldn't fish your way out of a paper bag? What? Perché lo devi, pike I catch make pike devi insultare? Like an anthill. That's why I'm known as the blowfish. The blowfish, ok. Known as the sturgeon surgeon. Listen, bait for brains. I'm the best around and that is that. Adesso cosa fanno, una scommessa? Not if your bait is as tiny as your brain. Ma sei veramente maleducato. Perhaps you'd like to make a small wager, Mr. Fisherman. Facciamo una scommessa? Yes. Sure, I'll take your bet. Let me tell you what I had in mind first. If you can catch a bigger fish than I can, I'll give you my prize-winning fishing pole. Okay. Sounds fair. If I catch a bigger fish than you, you have to eat it. Raw. Okay. Raw? Plain cold and with the head still on it. What do you say? Ma poi ero pesce comunque. All right. Okay. It's a bet. Great. I am really looking forward to making you eat my catch. What with all the sewage from Governor Fat's mansion, the fish are usually pretty gross. I never eat Grazie. Mine. Just sell them to restaurants. Best get fishing, buddy. Ok, non possiamo fare altro qui. Lo possiamo spingere, I tirare. That. Vabbè, però. I doubt he'd appreciate that. Looks only slightly better than he smells. Slightly. I don't think so. Andiamo, ce ne va. Va, non so quando ci metteremo a pescare per vincere questa scommessa, però scusatemi, Qua c'è un... Aspetta, c'è un... Ah, il sentiero va dietro? Ok. Questa è l'alley, ok. Ah, va qua il sentiero. Qua c'è la barca, ok. E andiamo alla mansion. Ah, waterfall, cottage. Ah, vediamo qua. Vediamo cosa c'è qua. Credo nulla. Ah no, c'è un sentiero, andiamo. C'è il sentiero. Ok,
Che cos'è? Una pompa. What's this doing in a pirate game? Infatti, me lo chiedo anch'io, ma tante cose mi chiedo cosa ci facciano in un gioco di pirata. Di pirati. Ti annoi, Guybrush? Sto guardando in giro, aspetta un attimo. Ma c'è qualcosa che possiamo fare a questa cosa qua? Non mi pare. Ma perché noi abbiamo ancora la mappa del... Vabbè. No, esci. Vabbè, proviamo ad andare giù di qua, poi vedremo. No? Allora dobbiamo tornare per forza di qua. Ritorniamo di qua. Non mi ha detto niente di sta pompa. A meno che non abbia a che fare con la cascata. Aspetta, non è che... ma non posso toccarla. A meno che non devo usare una sorta di... Che ne so, chiave inglese per chiuderla. Farebbe ridere se la cascata fosse attivata dalla pompa. Però magari sì. Vediamo che altro c'è qua attorno. Questo non posso... Boh, non so se ci posso andare. Qua, no. Qui no. Qui penso che in teoria dovrei poter... ho capito. Ah, forse serve chiudere la cascata per passare dall'altra parte. Non credo, perché non mi sembra una cosa possibile. A meno che non ci devo andare con la nave del capitano qui. Boh, ci proverò dopo. Allora, andiamo qua. Qua si può andare? No. La mansion è quella... È quella del coso. Del governatore. Ah, quindi ci possiamo entrare anche? Ma dai. No, proviamo. Tanto se ci mettono di nuovo in galera sappiamo come uscire. Walt, il cane, mi pare che si chiamasse. Ci aiuterà. Ma devo per forza... You can't go up there. Ma sì che posso, hey, perché? Aren't you supposed to be in jail? No. Devi avermi confuso con mio cugino. Oh, I see. The resemblance is uncanny. Posso andare su? I'm sorry, but the governor doesn't want to be disturbed while he's eating. C'è un fuoco in cucina. Really? I'd better check it out. Ma sei scemo? No, non ci credo. Ci va veramente. E quindi posso andare su? Beh, io ci vado. Che mi frega. Non so cosa devo fare, però ci provo. Posso prenderlo? Careful with those snacks, Eugene. I think I almost woke him up. Aiuto. Posso fare... Cosa posso fare? There are crumbs and condiments all over it. Questo? I don't think this has been washed in about 10 years. Vabbè. There are crumbs and condiments all Questo? Over it. There's food or something stuck in the drain. It seems to go off before stuff comes out of the tube. E lui posso... Sleeping like a baby. A baby elephant. posso fare qualcosa? Non so, magari mi serve il libro, però non posso prenderlo. Perché questo Just si sveglia. Back the truck in. E se provassi a scambiarlo, tipo con questo? Ok. No? Sto cercando di fare lo stesso peso come Indiana Jones. Quindi l'ho preso? Sì, l'ho preso. Aspetta. Famous pirate quotations. Happiness is a warm manatee. Wrap scallion. Kiss me, I've got scurvy. Esther Leech. Darg! Commander Buttonhead. Okay. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Barney Gout. Mouthwash. We don't need no stinking mouthwash. Old skunk okay. eye. Okay.
Ok, va bene, allora posso andare via. Non so cosa mi servirà sto cavolo di libro, nice. Però l'ho preso. Nient'altro? No, outside. Andiamo outside. Non è che lo devo dare alla bibliotecaria il libro. Magari ce l'aveva lì da un po' di tempo. Ma mi darà la multa se pensa che è mio, perché magari ce l'aveva lì da tanto tempo. Sign? Cosa c'è scritto? It says trespassers not delivering foodstuffs will be persecuted. Devo portare da mangiare allora. Ma proviamo ad andare qui a fare sta cosa. L'unica cosa che mi viene in mente, ma non vedo la necessità di restituire questo libro. Però proviamo. Allora, no, dove è qua? Ok. Andiamo. Allora, diamo il libro. That doesn't seem to work. Ma no, non è questo. E glielo diamo a lei. Thank you. E quindi? E le devo ridare anche gli altri? Thank you. Boh, proviamo a ridarglieli tutti. Thank you. Ne manca uno, l'ho lasciato là. E questo? Glielo devo ridare? Big whoop. Unclaimed bonanza or myth? It says here there were four pirates. No, non rimetterti a leggere. Mr. Rogers, the first mate, no. And Captain Marley. They buried their treasure. Basta. Along with plenty of booby traps on a place believed to be called Indy Island. Niente, dobbiamo riascoltarcelo perché non pieces, each man taking one. Non mi fa. Later opened the steam and no, stavo pensando che se le ridavo tutti i libri poi mi dava qualcosa in cambio, tipo un premio. No, non è possibile, però non so che cosa fare. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the gangrene and honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat finita, was leaving at the time. Sarà finita su Mele Island. Niente, e allora non so cos'altro. Parliamole un attimo. Pardon me, miss. What do you want this time? I'm looking for a book. What book are you looking for? Okay. Could you find a white picket fence? E perché gli ha chiesto questo? Forse perché l'ho letto tra le cose che cercavo prima. Okay, here you go. Anything else? I won't be needing any more books just now. Don't slam the door on your way out. No, non capisco. Va bene, non so cosa ho fatto. Forse devo prendermi tutti i libri, anche quello che ho lasciato lì dal governatore. Vabbè, non so cos'altro fare. Sono al momento sono senza idee. Qua dovrebbe esserci la nave di Dredd. No, da nessuna parte. No, we can't go there, man. That's the forbidden triangle. No, qua, devo stare qua, tranquillo. Ah, c'è un'altra L qua? O è la stessa? Non è possibile. Ok, here we go. Davis! State facendo scommette. Ma qua scommettete tutti. Oh! Ma quanto va avanti? Mamma mia, un'ora e mezza. Sì, ho capito, però. You're a winner, sir. Which prize would you like? What you got left? We have money, an invitation to Governor Marley's Mardi Gras party, and a 3-day vacation on fabulous Hook Island. I'd like the money. The money it is.
Io preferivo l'invito dal governatore. Bless your bets, please. Vediamo. You can't win if you don't play. Hello. How you doing? Like proviamo. Bet. Betting costs money, kid. One piece of eight for one game. Non è tantissimo, oh, yeah. Dai. Here. Io ce ne ho. Okay, kid. Which number you want? Mamma. 32. I'd like 32 black. Okay. Here we go. Ma perché questo qua è tornato indietro? Deve ancora giocare. Twenty-nine black. Too bad. Better luck next time. Thanks anyway. I okay. Hate losing. Vabbè, cioè non è che c'erano Excuse molte possibilità. Questo scommette in continuazione. 15 black it is. E quindi? Adesso vediamo se vince. Se vince fa qualcosa di losco, perché non è possibile che vinca sempre. 15 black. All right! You win again! Today is your lucky day, all right? Would you like money come again? Come fai a indovinare sempre? Come fa a indovinare Bless sempre? Your bets, please! No, no, non scommetto più. Aspetta che... vai, vai. Guarda sti infame! Give me the next number! First, give me the password. If this is two, what's this? Four! Right. The winning number will be nine red. Thanks! Ok. È difficilissima questa cosa. Proviamo. What do you want, kid? What's the next winning number gonna be? First, give me the password. You have to get it right three times. No, tre volte no. If this is four, what's this? Se quello era, questo è... one? One? No. It's five. Watch again. If this is five, what's this? Se tre era cinque, due e quattro. Four? No, it's three. Watch again. If Ma perché? This is three, pensavo what's mi this? Stesse facendo un gestaccio. It's four. Watch again. If this is four, what's this? Five. Okay, that's one right. Two more. If this is five, what's this? Two. That's two. One more. If this is two, what's this? Devo guardare quello che fa la prima volta. Okay, you must be a member of the Gamblers Club. Ho capito. But I don't recognize you. What? You don't remember me? No. Adesso ho capito. But that's okay. You wouldn't have gotten the password right if you weren't a member. The winning number will be 12 black. 12 black. Okay. Ah, ho capito, ci ho messo un attimo, però poi ho capito. In realtà, la prima volta che tirava sulle dita era la risposta che poi voleva sentirsi dire quando le tirava sulla seconda volta. Vabbè, proviamo ad andare a scommettere. Ha detto 12 black, oddio, non mi ricordo più. Ok, here we go. Dai, basta, me la devi far vedere tutta un'altra volta. Sì, mo, un'ora e mezza. Con calma, eh. Adesso facciamo questa e vediamo se ci riesce soprattutto. Nine
9 red. All right! You win again! Today okay. is your lucky day, all right? Would you like soldi? Money again? Yeah. Quanti soldi? E continua, questa qua continua a dargli soldi, non è che ci pensa che forse okay, sta barando. Ralphie, ma poi come fai a essere sicuro di quel... cioè quello lì, come fa a darti la risposta giusta? È interessante questa cosa. Bets, please. Hey, don't touch the sì, wheel. Scusami, dai. I'd like to place another bet. Here's one piece of eight. Okay, dai. Kid, which number you want? I'd like 12 black. Okay, here we go. Dai, deve essere giusto. Me l'ha dato il signore di prima. Ma perché ci mette così tanto la ruota? Spiegatemi. 12 black. You're a t'hai winner, visto? Kid. Sì, which eh? Of our fabulous prizes do you want? Take your pick. You can have 60 pieces of 8, or you can have the invitation sì, to quello. Governor Marley's Mardi Gras party, or you can have a 3-day vacation on fabulous Hook Island. Eh beh, ma io voglio tutti e tre, quindi tanto basta che vada a chiedere di nuovo il numero. Direi l'invitation prima. He wants the invitation. E tanto te le prendo tutte le cose. Thanks. Adesso finalmente che ho capito come funziona. No, adesso no, aspetta, prima vado di là. No, prima finisco, concludo l'episodio. Allora, questa cosa qua andrà fatta, adesso non è che vi faccio vedere tutto il passaggio, poi me lo faccio per i fatti miei oppure comunque lo taglio. E prendo tutti e tre i premi. Penso che si possa, Non sono sicura, magari ho preso... No, perché se mi ha dato tre premi, io penso di poter avere tutti... Sì, posso ancora chiedere il numero, sì. No, ma devi andare di qua, Guybrush, dove vai? Va bene, direi che abbiamo fatto un po' di cosine oggi, ci siamo portati un po' avanti, vedremo anche questa cosa del libro, non l'ho capita benissimo, credo di non aver fatto... nulla di giusto in quella circostanza, però vabbè, poi proveremo di nuovo, vedremo. E per ora vi saluto e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!